Ciao beautiful people, bentornati sul mio canale. Io sono Arianna e da oggi posso dirlo, sono un holistic business strategist. Ho finalmente pubblicato il mio nuovo sito, il mio nuovo logo, i miei nuovi servizi, quindi ufficialmente posso uscire allo scoperto e iniziare a parlarvi di questo progetto a cui ho lavorato per 4-5, gli ultimi 4-5 mesi. Ci ho messo molto di più di quanto mi ero prefissata, di quanto immaginassi, e ci ho voluto così tanto perché ho veramente preso in mano la situazione e voluto fare delle scelte accurate e prestare veramente tanta attenzione a come costruivo il mio sito, ai tipi di servizi che volevo offrire. Ho curato proprio anche tutto il percorso del consumatore. Quando mi contattate, ricevete un modulo con delle domande, ho creato tutti gli esercizi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tanto tanto lavoro, però volevo farlo e farlo bene, volevo avere proprio tutto pronto nel momento del lancio. Quindi ci è voluto un po' più di tempo, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo partorito, anzi, ho partorito il mio nuovo sito, ve lo lascio qui in description box e aspetto di sapere i vostri feedback. Voglio feedback sul nuovo logo, voglio feedback sul sito in generale, voglio feedback sui miei servizi. Se pensate che siano, sia qualcosa di interessante, che vi possa tornare utile, eccetera, eccetera. E un'altra cosa molto, molto importante, questo sito voglio che diventi una casa base per tantissimi consigli utili per far crescere il vostro business e le vostre attività, i vostri progetti, perché ho veramente voglia di utilizzarlo e per raccogliere tutti i contenuti. Quindi trovate tantissimi articoli sul blog, ma presto darò anche accesso a dei template che potete scaricare, degli esercizi da fare, magari qualche altro corso. C'è già il corso gratuito di comunicazione consapevole che potete ricevere via email, lo trovate in home page ed è completamente gratuito ed è un buon inizio per iniziare a comunicare nel modo giusto con i vostri clienti, presentare il vostro business al modo giusto online. Oggi però vi voglio parlare del mio servizio principale, quello più importante, quello più completo e che secondo me ha bisogno di un po' di presentazioni. Ma prima, quando mi sono presentato, ho detto che io sono uno holistic business strategist. Allora, forse avete già sentito la parola business strategist, ma per chiunque non sappia cosa sia, una business strategist, una strategist in realtà è colei che crea un piano d'azione da seguire per permetterti di raggiungere un obiettivo. Nel mio caso, un obiettivo di business legato alla vostra attività. Ho scelto consciamente di mettere la parola holistic davanti, che magari fa un po' zen, un po' yuppie o qualcosa di strano. Non faccio le carte, non leggo i tarocchi, amo i miei cristalli, eccetera, però non li utilizzo nella mia attività. Però holistic vuol dire intero, quindi guardare appunto al business nella sua interezza. E per me questa cosa è molto importante perché solitamente guardiamo alla nostra vita professionale, alla nostra vita personale come se fossero due entità separate, ma non è così. Noi abbiamo un'unica vita e la nostra parte personale influenza la nostra parte professionale e viceversa. Quindi per me è molto importante quando vado ad analizzare la salute di un business guardare la sua interezza, quindi guardare anche la soddisfazione, per esempio la comunicazione interna, la soddisfazione dei vostri dipendenti, dei vostri collaboratori e in primis la tua soddisfazione personale. Quindi voglio essere certa che tu sia soddisfatto della tua attività, che tu abbia una forte passione, una forte motivazione per essa e soprattutto voglio creare un piano di comunicazione che ti rappresenti, che sia per te sostenibile, perché questo piano dovrai portarlo tu avanti
giorno dopo giorno nella tua quotidianità. Quindi se non è sostenibile è un piano che non serve. Quindi questa cosa molto molto importante. Dopodiché il percorso di consulenza. Allora, il percorso di consulenza è un percorso che io faccio appunto con i business che sentono di aver perso un po' la rotta, che magari hanno bisogno o voglia di raggiungere un obiettivo, ma non sanno come fare. Hanno provato tante cose, ma non hanno mai portato a casa, diciamo, il primo premio. Oppure persone che hanno un business che è cresciuto molto in fretta e che non sanno gestire in questo momento. Quindi li affianco proprio per creare un piano strategico per gestire l'attività e comunicarla nel modo giusto. È un percorso che prevede dalle 5 alle 10 sedute, a seconda della tipologia di business e a seconda della tipologia di obiettivo. So che ti sembreranno tantissime queste sedute, ma sono fondamentali perché un business è complicato, ci sono tanti elementi da controllare, da far lavorare assieme e un piano strategico fatto bene ha bisogno di tempo, altrimenti è una pezza su una crepa e non si va tanto lontani. Quindi, nel caso tu, qui sotto ho il mio computer, per questo mi sto appoggiando. Quindi, nel caso tu volessi, per esempio, lavorare con me, la prima cosa sarebbe quella di scrivermi un'email per fissare un incontro conoscitivo. Gli incontri conoscitivi per i percorsi di consulenza sono gratuiti e sono una chiamata di mezz'oretta, solitamente su Skype o al telefono, in cui mi presenti il tuo progetto, mi presenti il tuo business, mi presenti le tue problematiche e decidiamo assieme se ci piacciamo, diciamo così, perché lavorare con una strategist è un po' simile a lavorare con uno psicologo, nel senso che dobbiamo sentirci a nostro agio, io con te e tu con me, altrimenti non funziona. Quindi è importantissimo potersi scegliere, poter sapere se siamo le persone giuste l'una per l'altra. Una volta che abbiamo deciso di lavorare insieme, se questo è il caso, fisseremo gli appuntamenti, quindi solitamente ne fissiamo 5 alla volta, in modo che così possiamo entrambi organizzare le nostre settimane senza imprevisti dell'ultimo minuto. Ci incontreremo appunto una volta a settimana per un'ora. Io alla fine di ogni seduta ti darò dei compiti da fare, che possono essere appunto degli esercizi che ti do oppure del materiale da raccogliere per qualcosa che dobbiamo realizzare negli incontri successivi. Anche il mio lavoro non termina alla fine della seduta di consulenza. È mio compito infatti strutturare il tuo piano strategico e quindi mi metto a ricercare altri esercizi che mi servono per tirarti fuori le informazioni giuste oppure proprio a strutturare tutti quegli elementi che poi ti faranno da base solida per costruire il tuo percorso futuro. La fine del percorso di consulenza è in realtà il vero inizio perché grazie proprio a tutti gli insegnamenti, tutti gli strumenti che avrò messo a tua disposizione e il tuo piano strategico che è una guida passo passo per comunicare e far crescere il tuo business nel modo giusto, tu avrai tutti gli elementi per iniziare a raccogliere dei veri e propri risultati e ad avere delle grandissime soddisfazioni nel lungo periodo. Ovviamente tutta questa cosa funziona se tu hai veramente voglia di lavorare, di far crescere il tuo business e anche di metterti in discussione, perché a volte può essere che io ti dica delle cose che non ti fanno piacere sentire, però è così che fanno i veri amici. Quando c'è qualcosa che non va, te lo dicono. E il mio non è un giudizio, non lo dico mai per criticarti o per giudicarti, è proprio per farti vedere un elemento che ti impedisce di crescere, su cui tu puoi migliorare.
Quindi ecco, io spero che sia un po' più chiaro questo percorso di consulenza. Comunque sul sito trovi tutte le informazioni per conoscerlo meglio, puoi trovare tutti i prezzi, puoi trovare il modo per contattarmi e ovviamente se hai altre domande io sono disponibile a rispondere e a chiarire tutti i tuoi dubbi. Io ti saluto per oggi e ti do appuntamento alla prossima settimana con un altro video.